Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi arriva un video che non vi aspettavate perché continua la collaborazione con il mondo calcistico che invito a seguire. Avevo detto che sarebbe tornato ad agosto-settembre con l'inizio del campionato, ma ha voluto regalarmi questo confronto che è in linea con quelle che sono le voci di calciomercato che, ripeto, come detto nell'altro video sul valzer delle punte, sono voci. Voglio parlarne in realtà solo per vedere quanto in realtà il nostro giocatore attuale, Higuaín, sia molto più utile e necessario di quello che potrebbe essere un buon giocatore di Juventus, appunto Icardi. Premessa, voglio subito like perché io sto colando di caldo. Qui in stanza mia sono 27 gradi sul ma adesso, 27 gradi con l'umidità che non vi dico quanto. Mi sono dovuto chiudere in camera, la luce è un po' soffusa perché il caldo, c'è cioè, il tetto sopra. Mi sono dovuto chiudere in camera perché altrimenti si sente giù e disturba un po' l'audio. Quindi ringraziatemi con un like. La sigla, poi iniziamo. Partiamo con una piccola premessa, cioè quella che è lo score, i numeri per quanto riguarda Higuaín e Icardi, poi vedremo un po' le varie alternative e soluzioni. Partiamo da questi numeri qua. Higuaín dal 2013-14, anni in cui praticamente entrambi erano in Serie A, 144 gol per Higuaín, 42 assist in 240 presenze. Icardi 107 gol, 22 assist in 182 presenze. Devo dire che contando le presenze sono molto più alte per Higuaín, i gol sono più alti, ma credo che il rapporto sia lì lì. Ora andremo però a vedere quello che è un po' il discorso tattico dei due giocatori. Partiamo di Icardi con questa head map, cioè mappa del calore, insomma, delle posizioni di Icardi contro Bologna. Bologna ha preso questa partita qua come, insomma, metodo di paragone. Ricordiamo cos'è Icardi, anche a detta del suo Leandro Spalletti. Icardi è una punta, un attaccante d'area. Nel momento in cui lo servi, Icardi gol te lo fa praticamente sempre. Ma questo va ricordato. Icardi quindi è un giocatore che sostanzialmente chiede la profondità, cerca la palla e sostanzialmente è sempre un giocatore che chiede un gioco intorno a lui che gli consente di andare in porta. Non è lui che costruisce il gioco, ma sono gli altri che lo costruiscono per lui. Dicevo appunto, Icardi è al centro dell'attenzione, al centro del gioco, al centro dell'Inter. Questo perché comunque la realtà dell'Inter è, non dico provinciale, questo sarebbe veramente un discorso sbagliato, ma è sicuramente un livello più basso di quello della Juve. Quindi le dinamiche che portano anche a mettere al centro dell'attenzione un giocatore sono dinamiche di solito verosimili a questi livelli qua. Quando arriva la Juve no, e poi lo vedremo. Ma torniamo all'heat map contro il Bologna. Cosa fa Icardi? Icardi appunto aspetta assolutamente il pallone, non se lo va a cercare e semplicemente va a muoversi bene in modo che gli altri possano servirlo, ma non con la palla tra i piedi. Quindi cosa fa l'Inter? Sostanzialmente, grazie a Spalletti, non solo con Spalletti, sfrutta molto molto bene le fasce con degli esterni, con dei terzini che non sono di assoluto livello, però che fanno cross. I vari Candreva, D'Ambrosio, poi Cancelo. Solo con Rafinha, che è arrivato per 6 mesi all'Inter, è un po' cambiato il discorso perché Rafinha è un giocatore molto più tecnico. Ma sostanzialmente, come vedete anche dalla mappa, di calore, tutto parte dalle fasce. Fasce che dovrebbero crossare in modo da dare a Icardi dei palloni interessanti in area di rigore. Parliamo di cross appunto, che sono il modo più ovvio per arrivare anche al gol, contando il fisico di Icardi, che è un giocatore molto agile, molto forte in elevazione, ma con tutto il discorso tecnico, il bagaglio tecnico che ha, fisicamente parlando, addosso, che si porta dietro. La media di cross dell'Inter è di 28 cross, un numero assurdo. 28 cross che non sono paragonabili e 18 di media che ha la Juve. Questo perché? Perché la Juve costruisce gioco non solo dalle fasce, ma anche per vie centrali, grazie ovviamente ai movimenti che fa Higuaín. Per parlare meglio dei movimenti che fa Higuaín, cosa che non si è mai vista per quanto riguarda Icardi, l'esempio migliore, uno dei tanti esempi, ma non è il solo, è quello che ha fatto Higuaín nella partita contro il Tottenham, in cui fece andare in gol appunto Paulo Dybala. Partiamo da questa immagine qua. Sanchez che va a marcare appunto Higuaín. Questa è la situazione iniziale, con Chiellini che cercherà il passaggio per Higuaín. Come vedete Chiellini quello in fondo là, il pallone è vicino all'arbitro e arriverà appunto Higuaín facile facile. Ecco cos'ha l'alternativa Higuaín. Beh, ne avrebbe solo una, che in realtà però quell'una verrà non sfruttata per colpa non di Higuaín ma degli altri. Parlo di questa fascia di qua, quella a destra, quella di Kstaň e Douglas Costa. Douglas non lo vedete, ma è marcato da Davis, il terzino. Lichtsteiner è in ritardo sul movimento che dovrebbe appunto inserirsi in quel buco, quella voragine appunto creata grazie a Douglas Costa e a grazie ovviamente a Douglas Costa che si porta via il terzino sinistro e grazie appunto ai due centrali che sono Sanchez e Vertonghen che stanno su Higuaín, lasciando una voragine che però non sfrutta Lichtsteiner. Quindi cosa fa? Intanto Higuaín copre palla, aspettando alternative soluzioni che Prince troverà e vediamo come. Higuaín fa una cosa spettacolare. Finta di corpo, si gira e posto di portarsi la palla sul destro per aprirla verso Douglas Costa e appunto Lichtsteiner, si porta la palla sul sinistro. Dybala in questo momento, con Sanchez appunto che
segui Guain lasciando ancora un'altra voragine, quella che vedete là tra Trippier, Vertonghen, Sanchez, quel triangolo là, Di Bala inizia la corsa, l'inserimento. E quello che fa appunto Higuain è questo qua, si gira, vede appunto Dybala, accompagnato anche da Alessandro, come vedete poi, in questo inserimento spettacolare, e farà un passaggio che secondo me è uno dei passaggi migliori, degli assist migliori che ho visto in questa ultima stagione. Ecco qua, Dybala da solo contro il portiere. Vertonghen e Trippier non possono farci niente, Sanchez manco ne parliamo che è ancora là in mezzo, perché Higuain praticamente da solo con un passaggio con la sua finta di corpo, ha praticamente tolto ogni riferimento alla difesa. Davis poi cerca anche di stringere, ma ormai Davis è andato a campi. Ecco, questo è Gonzalo Higuaín. Gonzalo Higuaín, che ovviamente, come avete visto, ma questa è un'azione che potrei portarmela a tante altre, ha questo. Riesce a giocare con la squadra e per la squadra. Icardi invece gioca grazie alla squadra. Non voglio dire, non voglio sminuire il valore di Icardi. Icardi sicuramente è uno striker eccezionale. Un attaccante quando vede la porta la vede subito, la mette in rete. Ma Icardi credo che sia uno degli attaccanti che seppur possa fare dei miglioramenti dal punto di vista tattico e di collaborazione e cooperazione con la squadra, perché è ancora relativamente giovane, ha 25 anni, è anche vero però che fa parte di una categoria di attaccanti in via di estinzione, quelli che stanno in area praticamente stanno solo lì. In area puoi starci se ti chiami Ronaldo. Ronaldo ultimamente gioca molto grazie alla squadra. Però è anche vero che Ronaldo può farlo perché la squadra è veramente forte, ma a quei livelli là dell'Inter, di questa Inter qua, è una squadra che vuole ovviamente scalare un po' le posizioni, deve anche in qualche modo creare un gioco di squadra, un gioco di squadra che permetta a tutti di collaborare insieme alla manovra. Icardi in una squadra come la Juventus non troverà mai spazio, perché per quanto riguarda la gestione di Allegri, Allegri non ha mai messo al primo posto sul piedistallo un giocatore, ma ha messo il gruppo. Ha fatto diventare Higuain un attaccante perfetto, dopo che a Napoli ha fatto sì molto bene, ma che aveva ancora qualche lacuna dal punto di vista sia tattico e anche appunto di costanza di rendimento, nonostante i 36 gol che spesso sono venuti non gol decisivi e quant'altro. Ecco, Higuain grazie ad Allegri è migliorato in questo, nella cooperazione e collaborazione appunto con la squadra. Icardi può farlo? Forse sì, forse no, forse non è neanche nelle sue doti potenziali, perché chiaramente tutti possono diventare come è diventato Higuain. Higuain evidentemente aveva già qualcosa, un background simile. Ricordiamoci che al Real Madrid Higuain non ha sempre giocato come prima punta, ma anche come spalla di Benzema, e poi è stato scelto uno o l'altro, comunque giocava anche da più esterno. Quindi Higuain è sempre stato uno che non ha mai giocato proprio attaccante d'area perfetto. Allo stesso Napoli comunque non l'abbiamo visto sempre attaccante d'area totalmente, visto che ha fatto sempre movimenti molto interessanti. Higuain sicuramente a me personalmente non è il mio attaccante preferito, ma in questa situazione di gioco ci sono pochissimi attaccanti che secondo me potrebbero prendere il suo posto migliorandone anche appunto il rendimento. A me piace particolarmente Lewandowski, ma è un sogno, è un nome così mio, sparato a caso. Però credo che Icardi non sia la soluzione per aumentare il livello del gioco, perché Icardi dal punto di vista offensivo farebbe fare un downgrade a quella che è una squadra che cerca appunto un miglioramento dal punto di vista del gioco. E se dal punto di vista dell'attacco abbiamo trovato un miglioramento grazie alla grande collaborazione di Higuain, Dybala, della Scosta e tutti quanti, anche di la Scosta ha imparato anche a difendere, ricordiamocelo, l'unico miglioramento che aspettiamo da questa Juventus è quello nel centrocampo. Ma non possiamo privarci di un attaccante che collabora con la squadra e facendo un miglioramento indietro. Faremmo un po' il gioco che è stato fatto nel 2016 cedendo Pogba e comprando Higuain. Togli da una parte, metti dall'altra. Ora è giunto il momento per la Juventus di aggiungere da una parte e tenere dall'altra. Icardi non credo che sia la soluzione. Detto questo, ragazzi, godetevi l'Icardi, perché è un attaccante molto forte. Non si sia chiaro, non voglio farlo passare per una sega. Però ovviamente ci sono delle priorità e ovviamente vanno contestualizzati ogni giocatore secondo il sistema di gioco preferito dall'allenatore e dal livello della squadra. Forza Juve, alla prossima, ringrazio ancora. Mondo calcistico. Ciao. Paura, paura, paura.